C. Il cammino delle campane visto da Natale Giusti. Per quanto riguarda la rubrica A tutto a C, anche questa settimana praticamente parliamo di quello che è stato appunto l'andamento di questo campionato dal punto di vista delle quattro squadre campane che militano appunto nel girone C di Serie C, e quindi Juve Stabia, Casertana, Cavese, chiedo scusa, e Paganese. La Juve Stabia continua nella sua marcia trionfale in questo campionato, una Juve Stabia che domenica alle ore 14:00, alle ore 14:30 al Romeo Menti era impegnata appunto nel cosiddetto derby della fratellanza contro il Siracusa, un gemellaggio che va avanti ormai dagli anni 70 nel ricordo del compianto Nicola De Simone, un calciatore che ha vestito appunto entrambe le maglie sia della Juve Stabia che del Siracusa stesso, una Juve Stabia che praticamente non sembra più conoscere ostacoli, una Juve Stabia che delle 18 partite disputate fino al giorno di andata ne ha vinte 13, ne ha pareggiate 5, una Juve Stabia che quindi praticamente è in testa saldamente a questo campionato con ben 46 punti, sarebbero stati 47 per la verità se non fosse stato per quel punto di penalizzazione dovuto appunto al ritardo nella presentazione della fideiussione in estate per l'iscrizione al campionato di Serie C Girone C. Una Juve Stabia che comunque praticamente ha dei numeri veramente spaventosi nell'anno solare 2018, con la vittoria contro il Siracusa, la Juve Stabia infatti ha collezionato 46 punti nel girone di andata, e col Siracusa è stata la prima del girone di ritorno di questo torneo. La Juve Stabia, dicevamo, nell'anno solare 2018 ha conquistato la bellezza di 73 punti tra appunto la parte restante del campionato scorso, appunto iniziata tra il girone di ritorno appunto del 2017-2018, appunto è quello di andata più la prima di ritorno del campionato 2018-2019, quindi ben 73 punti per una squadra praticamente che non perde una partita ormai da oltre 20 gare, dal 22 aprile del 2018 la Juve Stabia non ha mai perso, comprese le gare di playoff, e quindi questo la dice lunga su quello che è appunto la bontà, la qualità e la profondità di questa rosa, che ormai non stupisce più nessuno, è una squadra veramente che detta legge in questo campionato e che dopo il pareggio appunto conseguito a Brindisi allo stadio Fanuzzi la settimana scorsa, un pareggio appunto conseguito per 1-1 con la Virtus Francavilla, torna al successo tra le mura amiche contro il Siracusa, una gara appunto, appunto decisa dal gol di Max Carlini nel corso del primo tempo, una Juve Stabia che poi praticamente si è limitata un po' a gestire questa gara, è andata più volte vicino al secondo gol anche nel corso del secondo tempo della partita stessa, salvo poi subire un certo ritorno, un forcing finale da parte del Siracusa, un Siracusa guidato dal tecnico Raciti, che tuttavia però con il suo 4-3-1-2 solo sulla carta, perché poi praticamente c'era il trequartista Mustacciolo che sostanzialmente andava, faceva un po' il pendolo tra il centrocampo e l'attacco, quindi era più un 4-4-2 mascherato questo 4-3-1-2 di mister Raciti, un Siracusa che nel finale ha messo in difficoltà la Juve Stabia, anche se però praticamente tiri in porta alle parti di Brandouin non ne sono praticamente mai arrivati per una vittoria quindi alla fine sostanzialmente del tutto meritata da parte della Juve Stabia, che quindi praticamente a questo punto consolida il suo primato e che risponde soprattutto al Catania appunto vittorioso per 2-0 sul Monopoli e allo stesso Catanzaro che ha vinto addirittura a Potenza per 5-1, addirittura con l'inferiorità numerica dopo l'espulsione di un calciatore appunto calabrese intorno alla mezz'ora del primo tempo. Questo per quanto riguarda la Juve Stabia. Per quanto riguarda le altre squadre campane in questa giornata, la Casertana si è aggiudicata il derby di Cava dei Tirreni contro la Cavese per 2-1, la Paganese addirittura è andata a violare il campo del Rende, quindi una vittoria importantissima per gli uomini di De Sanzo che sono in netta risalita nel corso delle ultime giornate, Paganese quindi che va a vincere a Rende per 2-1. E appunto dicevamo Cavese-Casertana, il derby appunto vinto dalla Casertana per 2-1, Casertana che quindi praticamente incomincia a far vedere la mano del nuovo tecnico di Costanzo e che praticamente anche per la bontà della rosa che ha sicuramente farà un girone di
ritorno sicuramente degno della qualità e dei grandi giocatori che militano praticamente in questa squadra. In classifica, dando uno sguardo alla classifica del girone C di Serie C, abbiamo la US Army, ovviamente, come detto, in testa con 46 punti, che sono il frutto di 14 vittorie, di 5 pareggi e 0 sconfitte. Poi abbiamo appunto il Catania, che segue a 37 punti, a pari merito con il Trapani, anche se il Catania ha una gara in meno disputata, quindi il Catania potenzialmente potrebbe essere diciamo a meno 6 dalla US Army, e al momento a mio parere è proprio il Catania forse l'avversario sicuramente più ostica per la vittoria finale del campionato da parte dei gialloblu di mister Fabio Casetta. Poi abbiamo per le squadre campane la Casertana, che è al nono posto a 26 punti, la Cavese, che è all'undicesimo posto con 22 punti, fuori dalla zona playoff in questo momento, e poi abbiamo la Paganese, che continua a essere ultima con 8 punti, ma che tuttavia appunto ha conseguito un'importantissima vittoria a Rende per 2-1, di cui abbiamo parlato appunto poco fa. Anche la Serie C, così come la Serie B e la Serie A, si ferma per la pausa invernale. Se ne riparlerà nel weekend 19-20 gennaio con le seguenti partite. La US Army sarà di scena appunto a Viterbo contro la Viterbese e giocherà appunto domenica 20 gennaio alle ore 20:30. Poi avremo Virtus Francavilla Cavese alle ore 16:30, sempre il 20 gennaio, Casertana Rieti sempre il 20 gennaio alle 20:30, riposerà la Paganese. Quindi con questo abbiamo fatto il quadro anche della Serie C, Girone C, delle squadre campane, US Army, Casertana, Cavese, Paganese. Il mio appuntamento, innanzitutto colgo l'occasione per fare a tutti i nostri amici di Radio Nuovo Frontiere i migliori auguri di un buon 2019, che sia un anno praticamente di salute per tutti, di serenità per tutti, ma soprattutto, ecco, siccome parliamo di calcio e di sport, che sia un anno possa essere il migliore anno possibile per le squadre campane che militano dalla Serie A con il Napoli, passando per la Serie B Benevento Salernitana e arrivando alla Serie C, dove abbiamo una US Army in grande spolvero che può dire la sua veramente fino alla fine per la vittoria del campionato e per il passaggio appunto nella cadetteria, nella Serie B, dove ci auguriamo di trovare a fine stagione praticamente proprio il team di Fabio Caserta. Da parte mia un saluto e un augurio di buon 2019 a tutti gli amici di Radio No Frontiere, e l'appuntamento sia sul commento della gara del Napoli, sia con le rubriche Bizona e A tutta C è appunto rinviato a lunedì 21 gennaio. Un saluto e un augurio ancora una volta di buon 2019 da parte di Natale Giusti di NapoliSoccer.net.